Cari amici, buongiorno, bentrovati, eccoci qui, eh, eccoci qui puntuali con eh, la nostra trasmissione eh, legata al moderno, al contemporaneo eh, e molto proiettata verso il domani. Voi lo sapete eh, che il nostro privilegio, il nostro eh, desiderio è proprio quello eh, di farvi comprare oggi. Eh, quelle opere che sono le protagoniste eh, non solo dell'attualità contemporanea, eh, ma che sono le protagoniste eh, di quello che sarà il mercato di domani, eh, che eh, i prodomi, le radici, eh, le eh, ragioni eh, già esistono adesso. Eh, inutile eh, raccontare per l'ennesima volta come si sviluppa il mercato contemporaneo, lo sappiamo tutti. Eh, abbiamo visto eh, quello che sta succedendo a Venezia, eh, abbiamo visto quello che succede nei più grandi musei del mondo, eh, abbiamo visto come eh, il fenomeno arte sta diventando eh, sempre più eh, un eh, fattore di pubblicizzazione economica. E, eh, abbiamo studiato, eh, Gabriele ha dedicato una rubrica proprio eh, a questo argomento, eh, non solo noi, eh, ma eh, chi investe milioni in arte eh, studia, eh, cerca di capire come funziona il mercato e eh, molti degli operatori milionari eh, sono quelli che addirittura provocano. Eh, il sistema del mercato eh, perché, eh, se dietro un grande artista non c'è un grande investimento economico, i grandi prezzi quell'artista non li raggiungerà mai. Quanti sono i grandi artisti eh, italiani e stranieri eh, che costano relativamente poco o addirittura molto poco eh, rispetto al loro valore storico? ne possiamo nominare decine, ne possiamo nominare centinaia a livello internazionale perché eh, che vi posso dire un Jeff Koons, eh, perché eh, alcuni nomi raggiungono cifre iperboliche e altri nomi non meno importanti, anzi addirittura a volte più importanti nella storia dell'arte non raggiungono queste cifre iperboliche. Perché perché è chiaro: eh? c'è eh, ove dietro le spalle dell'artista c'è l'investimento economico, ecco lì che c'è la grande pubblicizzazione, ecco lì che nasce il grande mercato e il grande prezzo. Ove questo non c'è, ove questo è debole, è relativo. Eh, ecco che tutto resta eh, in una dimensione più contenuta. Quindi mi fanno ridere eh, quei miei colleghi che eh, ogni tanto mi prendono in giro e mi dicono, eh, ah ma eh, il, futuro del, il futuro non si può prevedere. Tu eh, che sei disattento, tu che subisci il mercato, che non lo studi, che non vai a vedere... Eh, quali sono eh, i protagonisti e come vengono investiti i denari sui protagonisti e da chi vengono investiti i denari eh, sugli artisti, tu che non fai tutto questo, eh, certamente eh, il domani del mercato non lo puoi conoscere. Ma se tu fai tutto questo, eh, fai un'analisi storica precisa, attuale, dei valori museali, dei valori economici, delle realtà economiche che si occupano di quell'artista, allora tu non, non è che prevedi, tu leggi quello che sta accadendo e che inevitabilmente accadrà sul mercato. Sembra un ragionamento complicato, ma in realtà è molto semplice, in realtà è assolutamente elementare. Eh, Tant'è vero eh, che eh, molti eh, mi dicono eh, eh, «Però tu sei noioso, eh, eh, perché tu ogni settimana eh, mi dici di comprare Dorzio, eh, mi dici di comprare Lapisani, eh, mi dici di comprare Biasio, eh, mi dici di comprare Willow, eh, mi dici di comprare Palosuo, eh, mi dici di comprare gli schifano autografi». Non basta l'autentica, vado molto al di là, eh, Schifano, Festa, Angeli. L'autentica è necessaria, ma non sufficiente. spiega anche eh, la eh. Come? spiega anche l'equivoco del, del dell'archivio di ieri Ah, sì, 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 sì. Eh, l'autentica la, eh, è eh, necessaria, ma non sufficiente. Perché? Perché dato che sono stati artisti di grande successo commerciale da sempre, hanno avuto degli atelier, dei collaboratori da sempre. Quindi un conto è il quadro autentico, ideato dall'artista ma eseguito dall'atelier. Un conto è l'opera autografa. Questo non ve lo dice nessun mercante. Siamo solo noi che... Eh, andiamo al di là eh, di quelle che sono le apparenze del mercato, eh, che vi spieghiamo i perché. Oh, ieri poi eh, è accaduta una cosa abbastanza, non voglio dire antipatica, perché eh, insomma, abbastanza incomprensibile. Eh, un gentile amico eh, addirittura si è scagliato contro la Pisani, perché ancora non tiene l'archivio, fa le autentiche, ma non ha fatto ancora l'archivio delle opere. A parte il fatto che archiviazione autentica spesso e volentieri vanno di pari passo, eh, perché naturalmente le autentiche vengono numerate, eh, viene copia dell'autentica detenuta dall'artista stessa ed è... La base sulla quale si costruisce l'archivio. Quindi non, eh, quando c'è eh, l'autentica dell'artista eh, è chiaro che costituisce l'elemento primario eh, dell'archivio. Poi che lo chiami archiviazione o lo chiami autentica, boh, io eh, tutta questa differenza eh, non ce la vedo, eh. Oh, eh, e invece. Uh, la Pisani non lo chiama ancora archivio per una ragione molto semplice. Perché l'archivio oggi, nel 2016-2017, 2018, i tempi che stiamo vivendo, dovrebbe seguire secondo per secondo, istante per istante eh, quella che è poi la pubblicazione delle opere eh, del, dell'archivio stesso. Anzi, eh, l'archivio dovrebbe essere consultabile in tempo reale, oggi, eh, per uno che fa le cose bene, dal consumatore. Eh? Eh, dovrebbe essere in linea all'archivio, eh, come si dice, in, eh, in, in, in online, online. Eh, perché tu dovresti andare direttamente eh, per andare a leggere eh, quello che c'è. Ove l'artista abbia fatto l'archivio. Ma dato che non ce n'è nemmeno uno così eh, e la Pisani, da buona artista moderna, contemporanea, l'archivio lo intende così, non un pezzetto di carta dove ci mettono il timbro archivio, eh, che poi uscirà un libro tra tre anni o tra quattro anni eh, o tra cinque anni, chissà come, e quelli le consideri persone serie? Dai, ma per favore, se sei una persona intelligente, eh, stronzate del genere non le devi nemmeno pensare. Pardon. Eh, voce dal cor fuggita, eh, voce eh, dal cor fuggita. Eh, eh, ma le cose serie eh, oggi eh, la Pisani è un'artista contemporanea eh, e vuole un archivio come ti ho eh, eh, come ti ho spiegato, eh, telematico, eh, immediato. E per fare questo eh, ci vuole tempo eh, e ci vuole una struttura eh, che eh, ti permetta tutto questo. E quindi fagliela fare. <ride> non, <ride> non è che eh... poi il bello è che più si è eh, preoccupati eh, del risultato nei confronti del cliente eh, quindi più eh, si cerca di soddisfare l'esigenza del cliente più si è trattati male eh, perché addirittura questo amico eh, ha detto che non è una professionista eh, ma dico, eh, è esattamente l'opposto i non professionisti vecchi, eh, inadeguati, sono quelli che ti archiviano con un timbretto eh, e poi la pubblicazione verrà chissà quando e eh, chissà come. Eh, quella è una presa in giro per il consumatore, per il cliente, non eh, la persona seria eh, che vuole fare una cosa seria. <ride> Dai, per favore, eh, scusatemi, eh. Eh, perché poi delle volte si sentono... Eh, scusatemi pure la voce dal cor fuggita, eh, però delle volte si sentono delle cose che sono talmente al di fuori della realtà. Eh, eh, quando poi eh, io so come funzionano gli archivi che fanno ridere nove archivi su 10 eh, sono sconclusionati, fatti male. Eh, mh, arcaici come organizzazione, eh, quindi proprio eh, la negazione dell'intelligenza e sentire da un cliente eh, che quelli sono perfetti e sono la negazione dell'intelligenza e la negazione del servizio nei confronti dei clienti e sentire che invece chi sta progettando e lavorando seriamente per il futuro e per il bene della clientela, no, quello è negativo. Quegli altri sono bravi. Eh, dai, eh, allora ti viene proprio fuori dal cuore la voce. <ride> ti viene proprio fuori dal cuore la voce. Eh, amici, dai, dai, cominciamo a vedere i quadri di oggi perché eh, oggi è una trasmissione. È molto particolare, oggi è una trasmissione di quelle che piacciono a me, eh, perché ci sono tanti quadri eh, importanti legati eh, alla grande tradizione storica, eh, alla grande tradizione culturale e tante opere contemporanee eh, proiettate proprio verso eh, il domani, eh, proiettate proprio eh, verso il mercato di domani. Eh, se devo cominciare, eh, io comincio subito eh, da dove potete investire. Eh, ci sono tre opere di Renato Mambor da follia. Tutti sullo stesso piano è rimasta solo questa scultura. Eh, dalle, eh, dalle 12 sculture eh, di tutti sullo stesso piano eh, che non vedrete mai più in mer sul mercato eh, che vedrete eh, un'opera così a 30.000 40 a 40.000 50 a 50.000 euro e sarà poco eh, eh, ce n'è rimasta una eh, chi eh, arriverà per primo eh, è il più fortunato di tutti eh, perché questa eh, è un'opera stravincente eh, di Renato Mambor. Come tutte le opere di Renato Mambor sono stravincenti. Eh, una scultura, eh, un pezzo unico originale, da tutti sullo stesso piano, è introvabile sul mercato mondiale. Poi, eh, guardate quello che sta accadendo su Renato Mambor eh, a, a livello Venezia. eh? Eh, la mostra di San Servolo eh, di Renato Mambor. Eh, per la lettura del Corriere della Sera entra nelle 12 mostre essenziali che oggi sono al mondo. È eh, paragonata a Botticelli a Boston, eh, paragonata a Giacometti da Gagosian a Londra. Eh, ma eh, non sono Pagagoni che faccio io, sono Pagagoni che fa il Corriere della Sera eh, nell'edizione nel supplemento della lettura di domenica scorsa. Quindi oggi eh, ve l'ho ripetuto in tutte le salse e ve lo ripeto in tutte le salse eh, come quando andava di moda Cuttuso, eh, vi dicevo dovete comprare fontana. Oggi che va di moda fontana, ti dico che devi comprare Mambor. Eh? Eh, perché eh, investendo un fontanino così, con un taglietto, oggi lo paghi un milione? Eh, con un milione compri 20 quadri di mambo eh, e costeranno quanto e più di fontana nei prossimi 5 anni? Mettitelo bene nella zucca e chi ti dice il contrario ti inganna e chi ti dice il contrario letteralmente ti inganna oggi. Eh, L'artista più attuale dal punto di vista culturale, l'unico artista della sua generazione che, il cui pensiero è ancora attuale, è Renato Mambo. Quindi eh, investire su Mambo è fondamentale. E chi non ci crede, eh, chi compra da me eh, un milione di eh, quadri ma non compra Mambor, lo devo ringraziare, gli faccio chapeau perché spende una cifra da noi, però gli devo dire che fa la più grande delle sciocchezze eh, che sta facendo oggi un collezionista al mondo. E questo glielo devo dire. Poi può comprare Fontana, può comprare Castellani, può comprare Bonalumi, eh, può comprare quello che oggi va di moda. Gli dico: compra solo le opere di grande qualità, però l'investimento vero oggi lo fai su Mambo. Mambo è l'unico artista italiano. Eh, che nei prossimi cinque anni arriverà a costare le cifre che oggi costano i grandi maestri della storia italiana. Qui ho tre opere di Mambur, eh, una scultura da tutti sullo stesso piano, introvabile, eh, una foto del 68-69, eh, voi sapete che eh, c'è addirittura tutta la sezione all'isola di San Servolo dedicata alle opere fotografiche di Renato Mambo, che hanno anticipato tutta la storia del concettuale italiano, eh, tutto quello che ha fatto poi Cunellis, eh, tutto quello che ha fatto anche la Abramovic eh, nelle performance eccetera, Nasce eh, da queste intuizioni degli anni 60 eh, legate ai comportamenti di Renato Mambor. Voi dovete pensare che queste immagini non sono legate al mondo di oggi, ma sono legate al mondo di 50 anni fa. Eh, eh, quando eh, il Leone d'Oro eh, a Venezia lo danno alla Germania per una performance che eh, Mambor aveva ideato 50 anni prima. Eh, pensate che cosa significa Mambor nella storia dell'arte eh, opera da follia eh, scultura da sogno eh, opera, <coughs> opera da follia eh, scultura da sogno e poi eh, c'è un quadro e poi c'è un quadro questo è un acrilico su tela eh, pazzesco Ah, siamo su Dozio, siamo su Dozio eh, con gioia, eh, siamo su Dozio eh, con eh, grande gioia, eh, una diagonale del 71 di Angelo Dozio. Eh, naturalmente eh, qualcuno mi dirà: Ma perché sei passato immediatamente da Mamburg a Dozio? Eh, perché al telefono c'era qualcuno. C'è qualcuno eh, che mi chiede di vedere l'opera di Dozio e questa è una diagonale straordinaria del 71, eh, Dozio in questo momento eh, sta esponendo alla Biennale veneziana eh, e le opere che vedete di Dozio. Uh, le vedrete pubblicate uh, sul libro che la Biennale uh, dedica a questo straordinario maestro, artista uh, legato alla cultura lombarda, uh, artista uh, che nasce uh, nell'ambito della grande rivoluzione culturale milanese uh, degli anni 60, uh, artista che conquista una propria individualità di linguaggio eh, nell'ambito dei grandi. Eh, questa è una diagonale eh, del 1971, eh, poi eh, ci sono le opere successive, eh, le linee dialogano, questa è un'opera eh, del 92 e poi eh, a me piacciono da morire gli infiniti. Eh, guardate che cos'è. Eh, anche la numero 18, eh, più legate eh, proprio eh, a Vermi, più legate eh, a quelle che sono state le intuizioni eh, della cultura lombarda, questo è un 100% straordinario. Eh, tre opere vincenti, eh, tre opere di grande qualità eh, di eh, Angelo Dozio. Amici, velocissimi, eh, velocissimi, eh, tutte opere eh, sulle quali vi diamo la possibilità eh, di intervenire eh, ad una cifra estremamente contenuta, eh, tutte opere sulle quali eh, vi diamo la possibilità di eh, intervenire eh, ad una cifra molto, molto, molto eh, modesta. Oh, eh, tenete presente che ehm, Gabriele vi dà la datazione esatta, eh, con il giorno 12 o 13 di giugno eh, cambieranno in maniera fondamentale i prezzi di Dozio, della Pisani e di Biasio. Eh, quindi eh, praticamente eh, tra pochi giorni eh, i prezzi cambieranno in maniera totale. Allora, ritorniamo uh, su Mambur perché uh, vi ho fatto vedere quella splendida fotografia uh, nel cerchio, uh, opera pubblicata uh, in occasione della mostra a Mantova, uh, vi ho fatto vedere quella scultura Dozio in conferma. Grazie, complimenti per la diagonale di Dozio. Eh, vi ho fatto vedere eh, questa scultura di Mambor, eh, tutti sullo stesso piano, e vi faccio vedere un'opera d'olio eh, che non avete mai visto. Questi sono i mitici veicoli culturali. Eh, questa è la mitica Harley Davidson, eh, una delle opere simbolo, eh, una delle opere storiche. Eh, legate proprio eh, a, a quello che è eh, stato e che è il linguaggio eh, legato al sistema di consumo, ai simboli eh, della memoria eh, tipico di Renato Mambor. 80 per 120 eh, veicoli culturali di Renato Mambor, opera da non perdere. Questo è un super quadro, questo è uno di quei quadri eh, che cambiano la dimensione economica eh, della collezione in cui entrano. Eh, questa è una di quelle opere che fanno la storia. Eh, tre opere di Mambor straordinarie. Eh, tre opere di dozio, eh, faccio i più vivi complimenti eh, a chi ha confermato la diagonale, eh, ma ci sono ancora due opere di dozio eh, di grandissimo livello eh, da non perdere assolutamente, eh, da non perdere eh, nella maniera più assoluta. E poi eh, ce ne andiamo indietro, eh, poi eh, andiamo a leggere eh, tutte le opere che sono sul set oggi. E eh, i più attenti eh, hanno già individuato una tela straordinaria eh, del 1972, 70%. Chi è l'autore di quest'opera? Eh, io non ve lo dico. Eh, voglio sentire eh, voi. Eh? Eh, voglio vedere eh, se chi mi segue oggi è attento. Eh? Eh, sa individuare i grandi della storia dell'arte eh, italiana eh, del XX secolo. 70% opera preziosa del 1972 di... di chi è l'autore di quest'opera? Eh, ma me lo dici tu me lo deve dire il nostro pubblico eh, me lo deve dire il nostro pubblico eh, eh, il nostro pubblico deve intervenire eh, e mi deve dire immediatamente eh, chi è l'autore di quest'opera no, eh, non mi dite che non lo sapete allora eh, voglio vedere eh, voglio fare una gara eh. Eh, vi chiedo l'autore di quest'opera e vi chiedo anche l'autore di questi due quadri eh, che sono accanto. Eh? Eh, adesso eh, voglio eh, mettervi alla prova. Eh. Buongiorno, Toti Scialoia. No, non è sbagliato. Non mi eh, un amico mi ha detto: Toti Scialoia, però purtroppo. Uh, non è Toti Scialoia uh, non è Toti Scialoia inutile dire che il 10 e l'11 40 telefonate hanno già individuato Mario Schifano no? Uh, qui uh, su Mario Schifano uh, vedete uh, vedete questo vi spiega tante cose questo vi spiega tante cose uh, la popolarità uh, la popolarità uh, eh, ho chiesto chi è l'autore di quest'opera eh, ha telefonato un amico sì. ha dato un'indicazione non del tutto sbagliata eh, sbagli dimmi che Ma di che anno è il numero 12 72, 72. 1972 eh, ha dato un'indicazione eh, ha inquadrato l'area culturale però non ha inquadrato l'artista eh, mentre invece qui sono arrivate 40 telefonate, anche i bambini di 6 anni, eh, quando vedono un'opera del genere, sanno eh, che è un'opera di Mario Schifano. Eh, eh, anche i bambini piccoli, eh, eh, ma eh, che opere di Mario Schifano. Eh, voi sapete eh, che eh, voi potete comprare Mario Schifano da noi. E in altre tre gallerie importanti italiane. Se volete vi dico pure i nomi. Eh, Marconi, Mazzoli, tanto li conoscete, eh, tanto li conoscete. Solo che vai da Marconi, un quadro così costa 80.000 euro, giusto? Chapeau è vero, è autografo. Poi qualcuno eh, mi dice: Ma io ho visto in asta un quadro simile con l'autentica, mi eh, è stato venduto a 15.000 euro. Benissimo, vero? Solo che quello è autentico. Questo è autentico e autografo. Quindi è un'altra categoria. Chi compra Schifano, Festa e Angeli e non capisce questa differenziazione è destinato a buttare via i suoi denari. Perché Schifano, Festa e Angeli sono tre geni, tre artisti stravincenti. Popolarizzati al massimo perché schifano ha cominciato ad avere successo negli anni 60. Sapete quanti quadri di schifano ho venduto solo io? Solo io? Eh? Eh, io ho cominciato a vendere i quadri di schifano quando costavano poche migliaia di lire nel 1958, eh, solo io eh, avrò venduto, non lo so, 10.000 quadri di maglia schifano. Eh, forse anche di più, <ride> capisci? Oh, Naturalmente, eh, avendo un successo immediato già dagli anni 60, Mario Schifano non solo è stato l'artista più imitato della sua generazione in Italia, ma è stato anche l'artista con l'atelier più prolifico eh, della uh, sua generazione in Italia. È ovvio, era il più richiesto, eh, quindi c'erano mercanti che all'epoca gli chiedevano 50 quadri, 100 quadri la settimana, e, 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 e lì mica, poi, mica sei bionico, lì, eh, bionico. Non sei bionico. Eh, lì hai bisogno di aiuto, hai bisogno di collaboratori naturalmente l'idea è di Mario Schifano, l'invenzione grafica è di Mario Schifano, il quadro è stato pagato all'epoca allo studio Mario Schifano, quindi è autentico, ma perché ci sono degli Schifano, ma voi lo vedete nelle aste, io mi chiedo se il pubblico è, io ho molta stima di voi, però purtroppo siete disattenti e spesso e volentieri credete che sia verità ciò che è pubblicizzato. Quando invece ciò che è pubblicizzato è ciò che fa comodo al mercato. Come mai ci sono decine e decine di quadri di Mario Schifano che tu vedi nelle aste, nelle aste giuste, nelle aste buone. Tu guarda l'asta di Sotheby's, l'asta di Christie's anche in Italia, eh? O guarda le aste migliori in Italia, poi ci sono le aste che fanno massa, eh, che mettono tutto, eh, che c'è di tutto, e chiamiamole popolari. Ma le aste buone, se tu vuoi comprare un quadro di Mario Schifano, eh, lo paghi 60.000, 70.000, 100.000, 200.000, c'è un record price di 950.000 che verrà presto superato. Eh, il, il mitico quadro dell'automobile che io ho venduto eh, quattro volte, eh, eh, quando l'ho venduto a 30 milioni di lire mi dicevate che era caro. Quando l'ho rivenduto a 60 milioni di lire eh, mi dicevate che era carissimo. Non vi dico quando l'ho presentato a 120 mila euro, eh, perché a 120 mila euro, uff, tu sei matto. Poi chi l'ha comprato a 120.000 euro tre anni fa, l'ha messo in asta al Dorotheum a Vienna, ha fatto 450.000 euro. E se quel quadro andasse in asta oggi sarebbe uno, il primo quadro a superare il milione di Mario Schifano. Eh, però sono quadri diversi, sono quadri autografi. Autografi. Eh, avete capito? Eh, vi entra nell'orecchio questo termine? Eh? Autografo? Eh, sapete quanti sono i quadri autografi eh, rispetto al catalogo generale di Mario Schifano? 8%. Ah, Ma il 5, il 6, il 7% al massimo. Quindi rarissimi e quindi costosissimi. Altra categoria. Poi eh, chi confonde eh, la palma fatta con la mascherina. Eh, seriale con la palma dipinta e le mette tutte e due sullo stesso piano eh, perché ha visto eh, due cose simili in asta. Eh, poverello, eh, quello è un decerebrato che quello non ci capisce niente. Crede di capire perché ha visto in asta, e crede di poter dare dei giudizi e non ha capito nulla. Letteralmente non ha capito nulla. Queste sono le opere autografe di Mario Schifano. Questa non è La montagna e le stelle. Questo è L'orizzonte e le stelle, eh, uno dei più grandi quadri degli anni 70. Eh, uno dei quadri celeberrimi degli anni 70, eh, in cui eh, la limitatezza dell'essere umano eh, si confronta. Eh, con l'universo delle stelle, eh, con eh, l'immensità dello spazio. Siamo di fronte a un quadro essenziale nella storia di Mario Schifano. Siamo di fronte a uno dei più grandi quadri degli anni 70 di questo artista. È chiaro eh, che se tu lo confronti a uno dei normali paesaggi anemici eh, è come confrontare lo stagno con logo tu lo puoi confrontare eh, al prezzo di mercato lo stagno con l'oro? No, eh, eh, sono due cose completamente diverse. Eh, sono metalli, però eh, l'unica cosa che li mette nella stessa categoria sono metalli. Qui eh, sei di fronte a uno dei quadri museali fondamentali eh, di Mario Schifano degli anni 70. Se chiedi il prezzo è un iperregalo. Questo è un quadro che lo metti in asta oggi da Sotheby's da Christie's, fai un prezzo da paura. Uh, opera preziosa, uh, opera preziosa. E poi un gioiellino, e poi un gioiellino uh, dove c'è tutta la manualità, uh, dove c'è tutta la capacità pittorica dove eh, c'è tutta la calligrafia di Mario Schifano, eh, questa è un'opera con cornice in vasa eh, 63x83 degli anni 80, ma che è una delizia, eh, ma dove c'è proprio eh, la pittoricità, la gioia di dipingere, eh, la gioia eh, di riportare in auge eh, il verbo di Monet. La gioia della grande pittura, eh, opera preziosa, eh, 63x83 eh, di Mario Schifano, a un prezzo piccolo, 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 piccolo. Eh, a un prezzo piccolo, 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 piccolo. Ecco qua. Questi sono i quadri di Mario Schifano. Poi vuoi comprare Mario Schifano a 15.000, a 18.000, te lo do anch'io. Però non mi venire a chiedere l'autografia. Te lo do autentico, con tutte le autentiche eh, di legge, ma non mi venire a chiedere l'autografia. Eh, perché chiedi l'impossibile. Qui hai due opportunità da favola. Eh, qui hai due opportunità straordinarie a un prezzo clamorosamente piccolo. Chi è l'autore di quest'opera? Eh, ancora non ho sentito la vostra voce. Dicono Spagnolo. Come? Spagnolo. Ancora non ho sentito. Sì, sì. E quella di entrata perché non è precisamente tagliata come l'altra. Eh, C'è gente, ci sono degli amici che mi fanno tenerezza eh, perché buttano via una montagna di denari per una stupidaggine, eh, proprio eh, per, eh, una inaudita, eh, per una sciocchezza inaudita, per una sciocchezza letteralmente inaudita. Comunque, eh, chi è l'autore di quest'opera? Dai! Spagnolo no. Non me lo dicono? Spagnolo. Me lo dico. Sp chi è Spagnolo? Spagnolo? Sì, è un buon pittore, ma eh, questa è un'altra cosa. Allora ah, dicono Cunellis. No, Cunellis proprio non ci azzecca proprio, come dice. <ride> eh, proprio. <ride> Uh, altro mondo uh, altra atmosfera altre? Eh, no si dicono spagnolo, punellis e tanti non lo so e tanti non lo so sì. eh, questa è la dimostrazione che Schifano è più popolare di che Schifano è più popolare di, eh, di... Tu, tu metti una foto? Vediamo mettiamo la foto senza il nome eh, del pittore dai, eh, forza, eh, facciamo come dice Carmelo. Guarda la foto. Eh? Eccolo qui l'autore di quest'opera, chi è? Eccolo qui l'autore di quest'opera, chi è? Esatto, eh è lui, adesso lo beh, Adesso credo che me lo saprete dire tutti. Eh. Eh, adesso sì. Eh, eh, adesso sì, <ride> lo vedete quello che vi dico sempre. Lo vedete quello che vi dico sempre, Emilio Vedova? Giusto, non il solito bianco e nero, la qualità, la qualità. Ah. L'amico Michele Ciolino direttore da hashtag. Uh, uh, ah, il mio amico Michele Sciolino, uh, un abbraccione. Lo eh? uh, dobbiamo vedere presto. Guarda che cos'è Emilio Vedova da sogno. Guarda che cos'è Emilio Vedova uh, di qualità e di livello straordinario. Eh, questo non sono i bianchi e neri dell'ultimo periodo che vi hanno venduto a 50.000, 60.000, 48.000 e che poi mi dicono, eh, ah, però non hanno avuto il riscontro. Eh, amici, comprare le opere di seconda categoria, di terza categoria, è un errore. Più grande il nome, più dovete cercare la qualità. Eh, poi qualcuno mi dice, ah ma l'ho pagato meno di quello che valeva. No, l'hai pagato di più di quello che vale. Solo sul grande quadro puoi dire l'ho pagato meno di quello che vale, perché il grande quadro non è mai caro. Eh, il quadro storico, il quadro rappresentativo, il quadro di qualità, anche se lo paghi un pizzico di più di quello che costa sul mercato, guadagni sempre. È quando compri il nome e non la qualità che perdi sempre. È quando compri il nome perché il prezzo è particolarmente favorevole, ma il quadro è modesto. E quando compri un quadro modesto, non te lo ricompra nessuno. Chi compra vedova, vuole vedova. Eh, chi ha l'intelligenza di comprare vedova, Vuole il quadro storico, vuole il quadro rappresentativo, poi che costi 20.000 di più, 50.000 di più, non gliene importa nulla, ma vuole il quadro, non la voglia di vedova. La voglia di vedova la può comprare il piccolo collezionista che non ha molto denaro ma la, e vuole il nome, ma lo deve pagare poco, non lo può pagare. Quanto il mercato glielo impone, non è mai un buon investimento. L'opera minore di un grande artista o è Picasso, e allora va bene pure la firma, eh, o è Modigliani, e allora eh, va bene pure la firma, ma deve essere, eh, deve essere un super artista, se no, l'opera minore non la vuole nessuno. Capisci? Questo è il vedova di grande qualità. Allora, adesso un discorso molto serio. Guardate, io non ho... Su Mambo so di darvi le ultime possibilità. E so di darvi... Quello che non potrete comprare mai più, a meno che non abbiate la possibilità poi di investire centinaia e centinaia di migliaia di euro eh, sull'opera di Mambo. Mambo non è l'artista che passa eh, da 10 a 30. Mambo è l'artista che passa da 10 a 200. Esattamente come ha fatto Boetti. Capito? Ho oh, con un vantaggio che mentre l'opera di Boetti era numerosa, soprattutto gli arazzi, soprattutto eh, le opere, i ricami, chiamiamoli così, eh, l'opera di Mambor è estremamente esigua. Tra oli e sculture, eh, il catalogo generale di Mambor non arriva a mille pezzi, poco più di 900. Quindi capite, eh, tutto il mondo vuole la mostra di Mambur, non riesce ad uscire dall'Italia quella mostra che ha fatto il macro, la mostra che avete visto alle stelline, eh, la mostra che adesso eh, a Venezia, eh, eh, no, all'isola di San Serbolo no? eh, la vuole eh, il Giappone, la vogliono gli Stati Uniti, la vuole l'Inghilterra, la vuole tutto il mondo non esce dall'Italia perché di antologica di Mambo l'archivio ne può fare una non ci sono le opere per fare due mostre non ci sono le opere, capito? per questo vi ho detto in cinque anni Mambo diventa uno degli artisti italiani più pagati di sempre al mondo perché mi fa rabbia? perché oggi un piccolo collezionista può prendere, vedi questa, vedi questa, eh? queste sono le più rare e le più importanti sculture di Renato Mambo. Oggi, oggi, oggi queste fanno parte di un gruppo di sculture, erano 12 opere diverse l'una dall'altra, che si chiamano tutti sullo stesso piano, che avete visto solamente in occasione della mostra di Londra. E infatti sono pubblicate eh, in occasione della mostra di Londra. A Londra sono state pubblicate, proprio per usare il gioco di parole voluto da Mambour, su un pianoforte, eh, quindi tutti sullo stesso piano, quando in realtà eh, l'allegoria di Mambour eh, non era eh, sul pianoforte ma erano tutti sullo stesso piano le diverse culture, le diverse provenienze culturali dell'umanità. Di queste 12 sculture che abbiamo avuto in esclusiva per voi, ne sono rimaste due, le due che vedete. O oh, potete spendere cifre da paura da noi. Eh, ma l'investimento che fate culturale ed economico eh, comprando queste sculture di Mambur è paragonabile solo a quando avete comprato i tagli di Fontana a due lire. Io mi dispero perché voglio che due amici che non hanno mai eh, fatto la cosa giusta. Eh, due amici che non hanno eh, grandi possibilità economiche, eh, scioccamente eh, chi possedeva questa raccolta ha messo in vendita queste opere a 3.800 euro ciascuna. Ve lo giuro, è una follia. Eh, io mi aspettavo di doverle presentare a 18.000, 20.000 euro ciascuna. Avete avuto la fortuna eh, di poterle acquisire e potete acquisire le ultime due a 3.800 euro ciascuna. Eh, lo sapete che io non dico mai prezzi, questa volta li urlo. Uh, questa volta li urlo uh, perché ve lo dovete ricordare per tutta la vita. Qui, uh, quando ti ho fatto comprare la carta geografica di Boetti, te l'ho fatta pagare 10 milioni delle vecchie lire e oggi ci fai un milione e mezzo, due milioni di euro. Qui uh, guadagni, metti in casa un capitale investendo 3.800 euro e non mi venire a dire che non hai 3.800 euro eh, perché li puoi pagare tranquillamente a rate eh, con 84 euro al mese. Oggi chi non compra queste due sculture di Renato Mambur potendole pagare 84 euro al mese, dovrà guardarsi allo specchio tra sei mesi, tra un anno, tra due anni e non potrà che dire di se stesso, eh, io sono stato baciato dalla fortuna e non sono stato capace di afferrarla. E non potrà che dire di se stesso... Poi eh, Gabriele eh, ti farà le domande. Dice, quando io ti ho presentato queste sculture a 3.800 euro, tu cosa hai preferito comprare? E quando farete il confronto, non vi dico quello che direte di voi stessi. Guardate che la fortuna con la F maiuscola, cioè quella... Che ti cambia, la, 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 che cambia proprio la, la posizione economica, passa una volta nella vita, perché poi devi avere la fortuna di incontrarla. Cosa stai facendo? Eh, questa è la domanda che mi faccio. Cosa stai facendo? Qui non puoi dire mi piace, non mi piace, qui c'è la storia. Eh, la storia e l'evoluzione culturale eh, del mondo nel quale viviamo eh, negli ultimi, e abbiamo vissuto eh, negli ultimi 60 anni è raccolta in queste immagini. Eh, la storia dell'evoluzione del consumismo, eh, la storia eh, della qualificazione culturale dell'individuo. Eh, la storia eh, dell'equiparazione dell'economia mondiale, eh? Eh, la storia della nascita delle oligarchie economiche, è tutta raccontata da queste opere che tu eh, non stai comprando, che tu non stai comprando. È drammatico. Il macro eh, nel 2016, il macro è il Museo di Arte Contemporanea, ha dedicato a Mambor nel 2016 due mostri. Eh? Eh, Mambor eh, è eh, il desiderio eh, dei più grandi collezionisti del mondo. Tu hai la fortuna di trovare due gioielli di Mambur. Una delle foto degli anni Sessanta e uno dei dipinti ad olio più clamorosi di Renato Mambur, ancora a prezzi umani, e sulle due sculture te li ho addirittura urlati. E tu non sei capace di bloccarle, mi fa una cortesia. Questa è la domanda che ti faccio, però quando si fa una domanda si chiede sempre la cortesia a chi ascolta di rispondere. Quindi ti prego, ma proprio per mia Soddisfazione, eh, rispondi alla mia domanda, perché esiti ad acquisire queste opere di Renato Mambo? Eh, me lo dici? Eh, mi fai la cortesia di dirmi eh, perché stai esitando? Eh, mi fai la cortesia di dirmi eh, qual è il motivo per il quale eh, stai esitando eh, ad acquisire queste opere di Renato Mambo? Me lo dici il perché? Te lo chiedo proprio per cortesia personale. Eh, ti sto facendo una domanda, rispondimi. Dimmi perché. Non vado avanti. Eh, voglio sentire la vostra risposta. Eh, non vado avanti. Avanti. Voglio proprio sentire la vostra risposta. Qual è il motivo? Qual è il perché? Qual è il vostro dubbio? Qual è il vostro pensiero? Ma eh, sono solo? Siamo solo. Ma no, già lo sai che ho fatto. Hai Eh? Buongiorno, per capire Buongiorno. se ero solo o no ho detto che il primo che chiamava gli regalavo un decoder sky Buongiorno. hanno chiamato in quattro eh, hanno chiamato in quattro allora eh. vuol dire che c'erano eh. eh, allora vuol dire che c'erano perché eh, mi dite perché esitate eh, su queste opere di Renato Mambor eh, sulle quali Avete le più clamorose certezze. Ma non è che ve lo dico io, io. Eh, eh, Leggete il Corriere della Sera, leggete Il Sole 24 Ore, eh, andate a visitare eh, Mambor. Ha fatto la mostra a Mantova, a Palazzo Te, eh, nelle stesse sale in cui immediatamente dopo eh, c'è stata la mostra di Ai Weiwei. Eh, siamo di fronte ad un artista eh, recuperato e adorato eh, dalla cultura museale di tutto il mondo, non d'Italia. Ed è l'unico artista della sua generazione il cui pensiero sia ancora di attualità. Il taglio di Fontana, eh, la, la bruciatura di burri eh, incancellabili nella storia dell'arte, sono idee di 60 anni fa, oggi superate dalla cultura di oggi. Mambor no, eh, Mambor è il portatore di quella cultura sociologica eh, nata negli anni 60, ancora oggi inattuata. Ecco il perché eh, dell'interesse di tutto. Eh, l'apparato museale del mondo eh, nei confronti di Renato Mambo c'è sempre una ragione concettuale eh, alla base eh, della ricerca eh, della eh, contemporanea bloccate queste opere di Renato Mambo M fate tutti i sacrifici economici che potete fare saranno non premiati, iperpremiati, iperpremiati. Eh, e vi dico di più, prendete tutte e quattro le opere di Mambo eh, che oggi avete eh, in, eh, nello studio che oggi leggete nello studio. Ma ti rendi conto che queste cose Mambo le ha fatte negli anni 60? Ma ti rendi conto eh, di quello che accade alla Biennale di Venezia oggi? Ecco il perché dell'attualità del pensiero di Mambo. Guarda che cos'è eh, il dipinto, eh, guarda che cos'è eh, il simbolo del desiderio eh, della, eh, di più generazioni culturali eh, e guarda che cos'è la stilizzazione eh, della frontiera del ragio della ragione dell'umanità. Eh, L'acquisizione della libertà al di fuori del muro della consuetudine, eh, al di fuori della finestra consentita eh, dallo spazio vitale, tutta la simbologia di un'epoca raccontata in un'opera di Renato Mambo. Allora, il signor pa riscontro uno perché le statue costano troppo poco. Uno perché? Costano troppo poco. Eh. Ha ragione il signor Paolo. La fotografia posso confermarla? Intanto è confermata la fotografia. Ah intanto la splendida foto di Renato Mambo è confermata grazie, uh, veramente straordinaria e sono perfettamente d'accordo con l'amico Paolo Non è vero che oggi costa meno di qualche mese fa. Eh, oggi eh, chi sta vendendo le opere di Mambur eh, commette il più grosso sacrilegio verso se stesso eh, che eh, si possa commettere oggi in arte. Voi state vivendo la possibilità di acquisire un artista enorme. Eh, nel momento in cui i prezzi stanno per scattare a cifre che poi non potrete più comprare. Una cosa così, ti chiederanno 80.000 euro, 100.000 euro, allora la comprerai. Approfitta del fatto che oggi c'è qualcuno eh, che evidentemente eh, ha necessità e sta buttando via loro. Sono come quelli che si vendono eh, la catenina d'oro appeso a due soldi, eh, ma la catenina resta sempre una piccola cosa, eh, mentre invece si vendono eh, un bene che eh, inevitabilmente nel giro di cinque anni arriverà a costare cifre da paura, eh, le buttano via. Vi ricordate quando si vendevano... Eh, le carte geografiche di Boetti a 10 milioni delle vecchie lire, ve le vendevo io, eh, ve le vendevo io. Eh, e quando dicevo che quelle opere che vi vendevo a 10 milioni sarebbero arrivate a costare 200 o 300 milioni eh, delle vecchie lire, c'era il solito ben pensante eh, che mi diceva: Ah, ma tu sei un ladro! Ah, ma tu non puoi ingannare così eh, chi ti ascolta. Voglio sentirlo adesso quel ben pensante che quell'opera non costa 200 milioni eh, delle vecchie lire, ma costa 2 milioni di euro. Eh? Eh, voglio, venire a dire, voglio sentirlo eh, se mi accusa ancora. Qui eh, voi avete l'oro a disposizione. Eh, state buttando via le ultime clamorose opportunità che avete eh, per mettervi in collezione a un prezzo umano eh, le opere stravincenti. E con le scuse più cretine del mondo, eh, costava più un mese fa, eh, a questa fregnace. Eh, bisogna saper comprare le opere vincenti eh, nel momento in cui avete l'opportunità di poterle prendere a un prezzo umano. Eh, non le comprare. Poi eh, a 80.000 euro le comprerai e farai ancora bene. E farai ancora bene. Eh, perché quando comprerai un quadro così a 150.000, eh, ci sarà ancora da straguadagnare. Ci sarà ancora da stare a guadagnare, solamente che a 150.000 lo potranno comprare solo i ricchi, eh, i piccoli risparmiatori, eh, coloro che comprano un quadro pagando la rata in 5 anni. A 150.000 non lo comprano più, capito? E a 150.000 sarà ancora da comprare. Poi fate quello che vi pare. Eh, sapete che vi dico? È eh, che mi sono scocciato di consigliarvi. <ride> eh, ve lo dico con amore, eh, ve lo dico amichevolmente. Eh, ma mi sono letteralmente scocciato eh, di farvi scoprire le verità perché tanto siete convinti di saperne più di me, eh, tanto siete convinti che il vostro parere eh, sia quello giusto. E allora, sapete che vi dico? Fate come vi pare. <ride> eh, poi eh, quando arriveremo a fare i conti eh, vi renderete conto, mi chiederete scusa, eh, mi direte eh, avevi ragione. Ma col senno del poi che ci fai? Eh, ma col senno del poi che ci fai? Eh, che ci fai? Eh, che fai? Eh? A Roma dicono c'è fare la colla. <ride> Comunque, eh, poi non dite che non ve l'ho detto, eh? Eh, poi non dite che non sono stato esplicito, eh, poi non dite che non sono stato chiaro. Volevo aggiungere che Aggiungi. una persona che ha chiamato Pocanzi è uno dei fortunatissimi che ha comprato le opere di Mambor grandi e importanti a 5.000-6.000 euro. Pure? Sì. Ma eh, lo vedi che più ci hanno... C, <ride> <ride> e più pretendono <ride> e più ci hanno C eh? il fattore C è fondamentale nella vita eh, se non c'è il fattore C nella vita qual è il fattore C nella vita? è quello, <ride> eh, <è> quello dopo <ride> allora amici Aspetta, il nostro caro amico Alberto invece dice: eh, Io di Mambor ne ho già cinque. Prenda queste ne voglio un sesto, però e già ne abbiamo parlato tra l'altro ieri. Uh -huh. eh, vorrei un'opera storica degli anni 60 ormai a 30.000 40.000 euro le opere storiche degli anni 60 non le compri più ormai per comprare, eh, ma amici miei. Uh, Mambor uh, adesso è nel, dai grandi mercanti, quando entri nella categoria dei grandi mercanti che hanno cominciato a prendere il Mambor degli anni 60, uh, uh, vi ricordate quel Mambor con la ruspa e il Colosseo uh, che vi ho fatto vedere decine di volte? 2,50 volato via, uh, vi ricordate il quadro delle mani? Eh, due anni fa a, a, a Parigi, al Grand Palais, l'ha comprato uno dei più grandi collezionisti russi, l'ha pagato due anni fa 150.000 euro. Eh, ma eh, ormai eh, le opere... Ed è poco per quello che vale. Alberto dice che le ha viste tutte queste opere. Eh, lo so che le ha viste tutte. Eh, sono tutti i quadri che abbiamo fatto vedere. Eh, valla a comprare adesso uh, un uh, uh, come si chiama uh, non è il gioco delle mani uh, si chiama il gesto, delle mani. il gesto delle mani valla a comprare eh, valla a comprare chi te lo dà ma a 100.000, a 150.000, a 180.000. Poi viene fuori il quadretto banale che è un bozzetto non finito eh, eh, e, e lo paghi i 15.000, i 20.000, allora dite poco. Ma eh, c'è sempre la differenza tra eh, il quadro rappresentativo da museo e il bozzetto non finito. È Queste sono due gemme. Quello che non capisco. Qui ha ragione eh, il primo amico che ha telefonato del quale non ricordo il nome, che l'errore colossale eh, su queste sculture è chiedere due soldi. Questo ha ragione lui. Questo è l'errore colossale su queste due sculture. Eh, perché se chiedessi 18.000 euro sarebbe appetibile, perfetto. Chiedere quello che mi vergogno di ripetere. Significa svilirle. Ma approfittatene, ma prendetele tutte e due. Ma approfittatene, ma prendetele tutte e due. Arricchite la vostra collezione con due sculture per le quali mi farete un monumento. Comunque. Eh, io mi sono battuto per voi eh, e mi sto battendo per voi, eh, poi eh, devo andare oltre, eh, perché la trasmissione eh, deve vivere di tutto, eh, quindi devo andare oltre. Eh, eh, l'errore mio eh, è quello di dirvi la verità, <ride> l'errore mio. Lo so in piena coscienza che qualsiasi cosa mi comprate eh, è seconda rispetto a queste opere di Mambo. Non capisco cosa state aspettando. va buono, oh, qualcuno mi dice, eh, sono pubblicate una sola volta, sì, sono pubblicate solo nel Libro di Londra, a ah, due volte sono pubblicate, anche a... Ah, sono pubblicate anche a Praga, vero, 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 vero. Eh, sono pubblicate anche a Praga, sono le due mostre eh, che hanno fatto queste opere, hanno fatto Praga eh, e Londra. Eh, e infatti sono pubblicate eh, sia in occasione della mostra di Praga, eh, sia in occasione della mostra di Londra. Ma un consiglio da fratelli, prendetele tutte e due. Ti risulta che negli anni 70 Mambor abbia fatto delle nature morte? A me no? Io non, lo, non le conosco. Uh, chiedevo Neanche... all'archivio ma non le conosco, no. magari no. Mh, non le ho mai viste. Ma perché ne ha trovata una? Poi. La cosa più divertente che sta accadendo su Mambor è che stanno facendo i falsi. No, 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 no. Eh, la cosa più divertente è che hanno cominciato a fare i falsi delle litografie eh? Eh, che te li danno. Eh, credo che siano su ebay dei falsi clamorosi. Eh, leggi leggi la, il comunicato stampa. In eh, sì, possiamo leggere addirittura il comunicato stampa, sì, sì. ma hanno fatto dei falsi clamorosi su eBay. Eh, che poi il bello che ti danno l'autentica di una grossa azienda eh, dell'inizio del 2000 eh, e poi invece l'opera è la fotografia di un'opera fatta nel 2013 da Mambo. quindi figura di te eh, che cosa quindi eh, amici miei eh, comprate i... una fotografia vuoi leggere? Eh, possiamo leggere, aspetta, possiamo leggere, eccolo qua, da qualche tempo sono presenti sulla piattaforma eBay una serie di oggetti proposti in vendita come litografie, opere multiple di Renato Mambro. L'archivio Mambro si dissocia assolutamente dalla vendita di questi oggetti che non sono mai stati autorizzati né dall'archivio né dall'artista quando era in vita. La firma non è di pugno dell'artista. E i certificati di autenticità rilasciati non provengono dall'archivio Mambur, né in precedenza sono stati rilasciati dall'artista. Si informano quindi i collezionisti interessati all'acquisto di questi oggetti che si tratta di grossolane copie non dichiarate come tali. Eh, per questo motivo, l'archivio Mambur si sta muovendo presso le sedi competenti. In fede, Patrizia Mambur, eh, presidente dell'archivio Genato Mambur. Eccolo qua. Più di così non si può dire. Eh, più di così, eh, eh, non si può dire. No, eh, questo eh, perché qualcuno cade in un inganno eh, assolutamente banale. Oh, eh, poi è vero pure che le paga due soldi, però è tanto rispetto a quello che compra, eh, eh, oppure è tanto rispetto a quello che crede di comprare. Abbiamo un'altra domanda. Chiedono, ma cosa ha in testa Carmelo oggi? Carmelo, eh, oggi, Carmelo è eh, oggi è in preghiera, oggi ha una vocazione. Allora, eh, vi state facendo male? Eh, lasciare queste tre opere di Renato Mambo, eh, vi state facendo male. Bene, io vado avanti. Eh, c'è l'opera di Vedova del 72, eh, ci sono le due opere autografe pazzesche, eh, una degli anni 70, l'altra degli anni 80, eh, di Mario Schifano. Eh, poi eh, c'è tutta una serie di opere che vi voglio far vedere. Eh, avete visto Enrico Manera? Quando Enrico Manera? Eh, questo retroclint. Uh, questo lo vede Clint Eastwood se lo compra immediatamente. Uh, uh, questa uh, è un'opera, uh, sapete quelle cose che uh, Manera uh, faceva all'inizio del 2000, uh, quando uh, riprendeva le immagini uh, dai grandi film, dalle grandi storie, uh, le opere... Ecco, questa è veramente un'opera pop, questo è il vero pop italiano. Perché quando si parla di pop italiano e si parla eh, di Losavio, Schifano, Festa, Lombardo, Mambor... Eh, ma che pop erano? Forse il più pop di tutti era Tano, eh, ma Tano, a parte il fatto che parte dal concettuale e poi fa il pop, ma fa il pop romano, apostolico, fa il pop italiano, eh, lui dice giustamente... Eh, se dobbiamo popolarizzare l'arte, eh, lasciamo agli americani eh, la popolarizzazione del loro mondo, eh, quindi della Coca Cola, della Zuppa Camp, eh, della Marilyn, eh, de, di, che sono i, di quelli che sono i simboli del loro mondo. Il pop italiano che cosa può essere? Michelangelo. Il pop italiano che cosa può essere? Le piazze d'Italia. <ride> Quindi eh, è un pop completamente diverso, è un pop... Eh, e, eh, Manera invece rappresenta proprio eh, in maniera più eh, esiziale, in maniera più precisa eh, quello che è stato eh, il pop cinematografico mondiale, eh, perché questo non lo puoi definire italiano. Questo fa parte delle immagini della fine del XX secolo e dell'inizio del XXI secolo nell'immaginazione universale. Sì, il, il grandi film, proprio la popolarizzazione dell'immagine, la popolarizzazione del grande attore, la popolarizzazione di quelli che sono i simboli di un mondo, di una società. È una tela pazzesca, eh, pensate che è un'opera di 1,85 un m per 1,30 m di Enrico Manera. Un metro, è una tela di 1,85 m per 1,30 m di Enrico Manera. Vai da Manera oggi, ti chiede 20.000 euro. E ha ragione lui, perché li vale tutti. Sai a quanto proponiamo quest'opera? Questo è un super regalo questo è un super regalo 3.000 euro un metro e 85 per eh, un metro e 30 un'opera pazzesca di Enrico Manere Retro Clint eh, una meraviglia eh, opera di bellezza straordinaria eh, opera di qualità e livello straordinario 3.000 euro Vedete che eh, queste trasmissioni eh, sono trasmissioni di diffusione, eh, sono trasmissioni nelle quali abbiamo la fortuna eh, di poter mettere a vostra disposizione delle opere superiori a prezzi incredibilmente piccoli. Eh, sappiatene approfittare, dai! Eh, datemi la soddisfazione eh, di vivere insieme a voi eh, una giornata densa di eh, soddisfazioni, di gioia, eh, di piacere, eh, potendo acquisire eh, delle opere di questa bellezza, di questa qualità a cifre infinitamente piccole. Enrico Manera, tela, eh, 1,85 m per 1,30 m, 3.000 euro. E poi ho la gioia di farvi vedere quello per il quale eh, un artista come Picasso impazziva. Eh, due opere incredibili, eh, due opere fantastiche, eh, due opere di livello inaudito eh, di quel genio, eh, di, Edouard Bignon, di Edouard Pignon. Quel genio che, viene, che veniva addirittura dalle miniere di carbone quel genio eh, che eh, è stato uno dei pochi veri amici eh, di Picasso, eh, ma che Picasso stimava eh, perché eh, in Pignon c'era eh, il recupero dell'istinto, il recupero della natura primordiale eh, dell'essere umano. Qui ho una carta telata strepitosa eh, del 67 del 62 e un olio su tela eh, che eh, mi dicono 79 ma invece è 72, è 1972, due opere di una bellezza, di una qualità, eh, di un livello, eh, di un fascino eh, assolutamente straordinario di Edouard Pignon. Queste sono due opere che le metti da Sotheby's a Londra, fanno un cifrone. Eh, queste sono due opere che le metti eh, in asta a New York, eh, le metti in asta a Parigi, eh, fanno cifre da paura. Questo è bello quanto Picasso. Eh. Eh, una tela del genere è bella eh, quanto la più clamorosa delle opere di Picasso. Sono due opere, eh, una più rara dell'altra e una più bella dell'altra di Édouard Pignon. Uh, vi eh, invito a chiedere il prezzo al centralino. Uh, vi invito a non perdere due opere di questo straordinario livello. E poi, se vogliamo parlare di gemme, eh, se vogliamo parlare di preziosità, eh, guarda che cos'è Maccari vero! Non gli olietti di Maccari che trovi oggi nelle aste, e ve lo dice chi ha conosciuto Maccari. Eh, vedete, io ho la sfortuna di essere, ho la fortuna di essere vecchio, eh, perché diventare vecchi è una fortuna. Eh, eh, il buon Dio eh, cioè, ci concede di diventare vecchi, è letteralmente una fortuna. E io sono scandalizzato, sono scandalizzato dagli archivi di oggi, sono scandalizzato dai cosiddetti esperti di oggi, i Maccari che vedo autenticare. Eh, io che ho conosciuto Maccari e che ho studiato l'opera di Maccari fin da giovane il 95% sono falsi, mi direte: ma sono archiviati. Ma sapete quanti archivi sarebbero da buttare, eh, sarebbero da denunciare? Eh? Perché poi se volete sapere cosa penso io veramente degli archivi, telefonatemi. Eh? Perché oggi il più grande scandalo dell'arte contemporanea sono gli archivi e il, la più grande malattia dell'arte contemporanea eh, sono gli archivi e, e, e i parenti degli artisti <ride> ma eh, dai lasciamo perdere questa è una china ma è vera questa l'ha fatta Mino con il suo spirito, con la sua fantasia, con la sua egonia, eh, con la sua capacità eh, di, di raccontare attraverso il tratto della matita eh, la psicologia dell'essere umano, eh, la psicologia addirittura di un ambiente sociale. Eh, questo vorrei che voi lo guardaste dal vivo. Eh, vi rendereste conto eh, che tutti quei quadri di Maccari autenticati eh, che vedete nelle varie aste, Maccari non l'hanno mai visto. Anzi, maccari non li ha mai visti. Poi mi direte, ah ma c'è l'autentica dello zio, del nipote, del fratello, dell'anima, della... ma buonanotte. Non voglio commentare. Questo è Maccari, questo è Maccari. 1800 euro. 1800 euro sì, eh, purtroppo è poco televisivo vi dico guardatelo dal vivo perché è emozionante eh, però eh, è veramente eh, una gemma di Mino Maccari e a proposito di gemme vi voglio far vedere un genio e a proposito di gemme, letteralmente eh, vi voglio far vedere un genio. 1959. 1959. Avevo 15 anni, bimbo mio. Eh? Eh, 1959. Però avevo la fortuna di frequentare Roberto Longhi, Briganti, Argan, El Samogante. Eh? Avevo la fortuna di conoscere i Fratelli Russo. Erano 15 anni ben vissuti. <ride> e avevo la fortuna di conoscere Corrado Cagli, che allora era considerato uno eh, dei personaggi più clamorosi e geniali eh, di quegli anni. Ed è la verità: guardate che cos'è. Eh, un'opera del genere del 59 eh, eh, lo mette accanto ai più grandi artisti internazionali di, di, di quegli sì, anni lo in Ca Cagli eh, frequentava De Chirico, frequentava Picasso, frequentava Matisse eh, frequentava eh, tutti i grandi della storia dell'arte eh, di allora eh, e veniva giustamente considerato un genio un genio Oggi è vergognoso. Oggi vi comprate a 100.000 euro eh, un pernacchione eh, che rispetto a Corrado Cagli eh, è come paragonare, eh, che te posso dire? Franco eh, scusa, eh, intanto la scultura verde di Mambora in conferma. La scultura verde sì. eh, deliziosa. E il profilo rosa? come accontentati? Finché c'è un'opera di Mambor disponibile, eh, non posso pensare eh, di accontentarmi. Eh? Eh, le dovete prendere tutte, 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 tutte. Ma quel meno Maccari a 1.800 non vi ha. Ma eh, è delizioso, è vero? Ma è vero! Eh, a 3.000 euro compri un olio eh, autenticato. Eh, è meglio, comprare a 1800 una china vera. Eh, che a 3.000 un olio autenticato. Poi fate come vi pare. Eh, eh, io, eh, la <ride> eh, io la penso così. Io la penso così. Poi perché? Eh, su Pignon avete chiesto il prezzo? Avete chiesto il prezzo su Pignon? No, non è vero. Due? Voglio nome, cognome, indirizzo, numero di scarpe. Eh, e circonferenza del cranio <ride> voglio proprio <ride> ma due opere di Pignon così una tela di Pignon eh, Gabri eh, lì c'è scritto 79 è 72, è 72. e 72 anche il prezzo non va bene il prezzo l'ho letto è molto invitante lo volete leggere il prezzo? Ah, per questo telefono, lo volete leggere il prezzo? Guarda 0 perché mancano uh, altre 20. Zeri con un 1 davanti? <ride> Ma uh, rendetevi, è una tela! È una tela! Uh, è bella come Picasso! È bella come Picasso! Uh, e Adesso voglio mettervi letteralmente alla prova, voglio mettervi letteralmente alla prova eh, perché ho eh, un Cagli del 59 vero, 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 eh, Corrado Cagli eh, del 1959 da follia, da follia, non è bello, è da batticuore. 1600 euro. Ma vi rendete conto? Dovrei avere un milione di telefonate. Se in Italia c'è un milione di collezionisti, un milione di collezionisti dovrebbero immediatamente precipitarsi ad acquisire un'opera di Corrado Cagli, vera del 59, viene da una delle più nobili e delle più importanti collezioni romane. Viene letteralmente, non posso fare il nome pubblicamente perché è un nome famosissimo, eh, ma proviene da una delle più grandi e più importanti eh, collezioni romane. Corrado Cagli, Vego, 1600 euro. Allora, eh, cosa devo dire? 1600 euro per Corrado Cagli. Pignon, non mi avete chiesto ancora il prezzo. 3000 euro per quell'opera grandiosa di Enrico Manera. 3000 euro per quell'opera straordinaria di Enrico Manera. Eh, L'Orizzonte Stelle di Mario Schifano eh, da Urlo, da Urlo una delle opere più importanti e più significative eh, degli anni eh, 70, eh, poi un gioiellino autografo 63x83, eh, guardate che delizia eh, quell'opera di Mario Schifferme. Pieni anni 80, gioiello pazzesco al numero 12, vedova. Del 72 Emilio Vedova, eh, 70% opera viva, intensa, gestuale, eh, fantastica eh, del 1972, eh, un'opera clamorosamente vincente. Questa è l'ultima possibilità che avete. È di trasformare 3.800 euro in un capitale. Tanto resterete tutti stupiti, eh, ma eh, già nel giro delle prossime settimane, quando comincerete eh, a sentire dei prezzi su Mambur, eh, che eh, tanto ne nemmeno ve ne rendete conto. Eh, nemmeno ve ne rendete conto. Chiedo a chiunque abbia un dipinto di Mamboro, aggiungere una scultura così, con 84 euro al mese, non vi pesa, non vi pesa, ma so cosa vi mettete in casa. Il più clamoroso dei boetti non vi ha dato le soddisfazioni che vi darà eh, questa scultura di Renato Mambro. Guardate che cos'è quest'opera di Renato Mambro. Guardate che cos'è questa gemma di Mambro. Io sapete che cosa farei? Mi comprerei il vedova e il mambo. Con l'utile del mambo, il vedova vi costerà zero. Con l'utile del mambo, eh, il vedova vi costerà zero. Eh, il vedova vi costerà zero. Uh, prendete quest'opera di Renato Mambo, è fondamentale. Poi l'olio più clamoroso, l'olio più affascinante, uh, l'opera uh, pazzesca, grandiosa uh, di Renato Mambo. carta 1700. Carta telata, carta telata. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. E poi, Biennale di Venezia, Angelo Dozio. Puoi farlo tu ma attimo e metti un attimo le differenze. Sì, subito, un attimo, un attimo. Un attimo, vieni con me. Allora, eh, voglio eh, farvi rivedere le due opere di Edouard Pignon che oggi non hanno prezzo a livello internazionale. Questa è un'opera del 72, una tela pazzesca. Oli su tela di Pignon, ma non solo non li trovate in Italia, ma non li trovate nemmeno a Parigi. Non li trovate nemmeno a New York. Eh, Un'opera così eh, la trovate al Museo Pompidou. Eh, Un'opera così eh, la trovate al Louvre. Cioè le opere di Pignon eh, poi gli oli su tela non solo sono introvabili in Italia, ma sono introvabili nel mondo. Era eh, lui veniva dalle miniere di carbone, era il portatore della semplicità dell'istintività eh, legata proprio al lavoro eh, che si appropriava del mezzo espressivo eh, della pittura. Eh, Picasso adorava Pignon, lo considerava eh, uno dei pochi veri grandi pittori della storia e Picasso sapeva leggere la grande pittura. Questo è un olio su tela. Questo più vecchio, questo è del 62, è un olio su carta telata, è un olio su carta telata eh, legata proprio al mondo naturale, mentre che qui abbiamo una rappresentazione picassiana, eh, qui abbiamo proprio il pignon eh, legato al rapporto con eh, l'elemento naturale minimale, eh, due opere affascinanti. Eh, vi ripeto, questa del 62, eh, la numero 7 del 72. Poi volevo farvi vedere eh, dalla biennale di Venezia attuale, eh, dalla biennale di Venezia attuale, questa di Dozio, eh, quest'opera di Angelo Dozio è pubblicata eh, sul libro. Che la Commissione Scientifica della Biennale di Venezia dedica a Dozio eh, in occasione della 57 eh, Biennale veneziana. Amici, ancora un prezzo umano eh, per delle opere ipervincenti. Angelo Dozio, le linee dialogano tra loro. Eh, 1992-50x50. E poi l'opera di Dozio che amo di più. Uh, le opere di Dozio, che vi dico la verità, uh, oggi uh, è praticamente impossibile trovare. Questo è un ciclo brevissimo: uh, è un ciclo brevissimo, ma di una qualità e di un livello pittorico uh, strepitoso, uh, che è una specie di omaggio uh, a quelle che sono state. Eh, le caratteristiche eh, della cultura brianzola, eh, una specie di infinito omaggio a, a Vermi. Eh, L'opera è grandiosa, un metro per un metro, eh, uno dei grandi quadri di Angelo Dozio. Oh, anche questo eh, viene pubblicato eh, sul libro che la Biennale di Venezia dedica a Dozio. Allora, Angelo Dozio 100%. Eh, Angelo Dozio raffinatissimo 50x50, l'opera di Mambor più clamorosa eh, che possiate pensare di leggere oggi. Una scultura, gioiello di Renato Mambor eh, da Siamo tutti sullo stesso piano, eh, un olio di vedova del 1972, 70% l'opera più affascinante degli anni 70, l'umanità e l'infinito, opera preziosa di Mario Schifano, 75 per 114 e guardate 63 per 83, quel gioiellino degli anni 80 di Mario Schifano, autografo, opera giusta. A un prezzo piccolo 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 come non mai, a un prezzo modesto come non mai. Eh, gioiello di Mario Schifano. Grande quadro eh, di Enrico Manera, eh, questo retroclint, una tela di 1,85 x 1,30 m a 3.000 euro. Uh, le due opere di Eduardo Pignon, che vi ho appena descritte, uh, la numero 7 e la numero 8, uh, un gioiellino di Maccari degli anni '40 uh, a 1.800 euro, e un'opera preziosa di Corrado Cagli. Questo è da urlo. Questo è un quadro uh, da 10.000 euro oggi a 1.600 euro, uh, un'opera del 59 di Corrado Cagli, un'opera del 59 preziosa di Corrado Cagli. E ora 5 minuti di follia. I due pittori italiani oggi più ambiti dal mercato, Giuseppe Biasio, a 89 anni conquista la Biennale di Venezia e appena le sue opere appaiono alla Biennale veneziana, subito la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, eh, in occasione del Festival dei Due Mondi, gli propone una personale alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, in occasione del Festival dei Due Mondi che si inaugurerà il 24 di maggio, che si inaugurerà il 24 di giugno, il 24 del mese prossimo, il 24 maggio è passato. Eh, ora, Biasio è il Rauschenberg italiano. Uh, Giuseppe Biasio ma non lo dice io, lo dice la critica del mondo uh, lo dice la commissione scientifica della Biennale Veneziana uh, un artista presente nel mondo museale, nel mondo dell'arte fin dagli anni 60 uh, fin dagli anni della sua giovinezza ma uh, assolutamente assente dal mercato perché? Uh, perché Biasio viene da una famiglia borghese, dell'alta borghesia padovana non ha mai avuto bisogno di vendere. Eh? Eh, I suoi quadri sono stati acquisiti dai musei, dai più grandi collezionisti del mondo. Che ha Rauschenberg pagato 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni a Biasio? Eh, perché ha informato. E oggi Biasio eh, abbiamo l'onore di proporlo eh, per la prima volta sul mercato. Siete i più fortunati della storia siete i più fortunati della storia. Eh, Giuseppe Biasio, la città celeste, eh, 80x70, opera pubblicata in occasione della 57 Biennale di Venezia. E Giuseppe Biasio, 71x91, questa presenza numero 45. Ho oh, inutile dire eh, che vi sto dando la gioia di poter acquisire due opere da favola. Eh, inutile dire eh, che eh, il prezzo di queste opere eh, non ve lo dirò nemmeno sotto tortura perché poi lo scoprirete dal 24 di giugno in poi. Eh, eh, dalla mostra eh, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna eh, in occasione del Festival dei due mondi comincerete a sentire i prezzi sul mercato eh, dell'opera di Giuseppe Biaso. Chiamate immediatamente, chiedete il prezzo alla Centralino, due opere pubblicate dalla Commissione Scientifica della Biennale di Venezia il Rauschenberg italiano che avete la fortuna di pagare zero. Quanto rimpiangerete quello eh, che ho avuto la gioia e il piacere di presentarvi oggi. Eh, due opere di Giuseppe Biasio di Affollia, due opere di Giuseppe Biasio da sogno. C'è quella città celeste... Eh, che non c'è Ai Weiwei che l'ha dipinta così. Eh, questa è emozione pura. Eh, questa è bella quanto i più grandi quadri informali della storia. Prova a chiedere il prezzo di quest'opera, per favore. Eh, prova a chiedere il prezzo di quest'opera e ti metti in casa. La, la riscoperta della contemporaneità. Eh, ti metti in casa un artista geniale. Guarda questo 45. Sono due opere da favola. Eh, sono due opere letteralmente da sogno. Eh, sono due opere clamorosamente vincenti. E avete la fortuna di pagarle zero? Eh, avete due figli, prendetele tutte e due. Una per voi, una per vostro figlio, una per voi, una per vostra moglie. Eh, sono le opere clamorosamente vincenti eh, sulle quali eh, non potete esitare un istante. O poi eh, tra 20 giorni eh, sentirete i prezzi veri, sentirete i prezzi non quelli simbolici di oggi, eh, ma sentirete i prezzi veri. I due quadri sono uno più bello dell'altro. Uh, le due opere sono una più importante dell'altra. Mi raccomando, non lasciatevele sfuggire uh, per nessuna ragione. Vengono pubblicate tutte e due uh, sul libro che la Biennale di Venezia dedica a Giuseppe Biasio. Allora, la Città Celeste viene 3.000 euro: 80 sì. per 70. Eh, la si può vedere a casa senza impegno. Due opere da bloccare immediatamente, due opere da vivere con emozione superiore, due opere da bloccare all'istante. Sono una più bella dell'altra, guardate. È una fortuna incontrare delle opere di questo livello. È una fortuna incontrare due quadri di questa importanza ad una condizione di prezzo del genere. Non mi vogliono rispondere alla domanda da quale canale ci vedete. È strano però, perché non l'hanno chiamata. Strano. Noi facciamo spesso la domanda da quale canale ci vedete eh, proprio per capire eh, dove... Eh, siete più numerosi eccoli qua fai vedere anche l'altra opera ma io li prenderei tutti e due eh, li prenderei tutti e due sono uno più bello dell'altro sono uno più forte dell'altro eh, sono uno più affascinante dell'altro sono due opere stravincenti Ma il Cagli del 59 è un regalo, eh. Il Cagli del 59. È un quadro da 8.000 a 10.000 euro. È un'opera da 8.000 a 10.000 euro. Eh, queste sono opere che non trovate più. No, no, non è questo. Nel senso che però se non si con la persona. Cagli. Eh, le due opere vincenti di Giuseppe Biasio e il gran finale, e il gran finale: è il gran finale con un attraversamento eh, a caccia dei sogni di Franca Pisani. E la musica nello spazio, eh, una di quelle sculture su tela pazzesche, eh, dal Museo Marini, Marini, Marino Marini, opera pubblicata ed esposta eh, in occasione della mitica mostra al Museo Marino Marini. Queste sono le biblioteche kantiane. Eh, le biblioteche cantiane, ci saranno cinque quadri di Franca Pisani eh, di questo livello, eh, di questo periodo. Amici, il genio. Eh, il genio. Eh, parlare di Franca Pisani significa parlare di un artista eh, che parte dal Boburgo e arriva ai più grandi musei del mondo. Le ultime mostre di Franca Pisani si parla del Museo degli Uffizi. Siamo di fronte non a un'innovatrice, siamo di fronte all'unica vera grande rivoluzione intellettuale avvenuta nell'ambito della pittura. Eh, all'inizio del XXI secolo. Eh, la riscoperta del segno, eh, la riscoperta del eh, significato eh, rivoluzionario dell'opera di Franca Pisani, che parte, come dice Marziani, eh, il direttore della Galleria Nazionale d'arte moderna, eh, eh, parte dal paleolitico, eh, dal recupero del segno primario, operozio, eh, eh, è andata addirittura al Boburg. Eh, questa artista, questa artista oggi rappresenta la più clamorosa delle evoluzioni culturali eh, del XXI secolo, ma dal Boburga agli Uffizi. Due opere che vengono dalle due mostre chiave eh, di Franca Pisani. Questa viene dalla mitica mostra di Palazzo Sant'Elia, eh, i mitici attraversamenti. Cosa sono gli attraversamenti? Eh, sono i passaggi storici dal Paleolitico ai giorni nostri. È l'attraversamento della storia dell'evoluzione dell dell'umanità attraverso l'evoluzione del segno primario. Che cos'è il segno primario? È la traccia dell'esistenza dell'esistenza del pensiero su questo pianeta. È l'uomo che acquisisce la coscienza di esistere e la trasmette ai suoi simili attraverso il segno. E l'evoluzione del segno segna l'evoluzione delle lingue, eh, l'evoluzione del linguaggio, eh, l'evoluzione della rappresentazione mentale della nostra storia. Capite perché Franca Pisani è fondamentale eh, nella storia dell'umanità? è unica al mondo eh, in questa clamorosa impresa. Un'opera eh, che viene dalla mitica mostra degli attraversamenti di Palazzo Sant'Elia e un'opera pazzesca che viene dal Marino Marini di Firenze. Il numero 3 di Biasio e il Cagli. Complimenti, veramente due opere eh, superbe, eh, due opere veramente particolari. Glielo, trovare, glielo facciamo trovare da Gabriele. Eh? Eh, Gabriele eh, glielo cercherà. Eh, complimenti eh, per il Biasio e complimenti per quel gioiello di Cagli. È veramente una gemma. Eh, ritorniamo sulle due opere di Franca Pisani. Amici, prendere due opere di Franca Pisani di quel livello eh, significa letteralmente comprare la storia. Eh, significa letteralmente. Comprare la storia. Vedete eh, su Franca Pisani succede quello che accade su Mambo. Eh, già ve lo annuncio, eh, vi do una data esatta: 12 giugno. 12 giugno mancano due settimane, eh, mancano pochi giorni, eh, meno di due settimane. Con il 12 giugno i prezzi di Franca Pisani cambiano radicalmente, eh, per cui diventerà difficilissimo eh, poter acquisire le opere di quest'artista. Lo faccio sapere al più È il momento giusto, eh, è il momento giusto, eh, è il momento straordinario. È il momento nel quale eh, prendete due opere storiche eh, di due momenti clamorosamente vincenti eh, di Franca Pisani a prezzi umani. Oh, eh, non chiedetemi di dire il prezzo perché dovrei chiedere 18.000 euro di questo e 25.000 euro di questo. Eh, non chiedetemi di chiedere il prezzo perché questi sono i prezzi eh, che vi verranno chiesti tra breve, eh, perché questi sono i prezzi eh, che vi verranno chiesti tra breve. Eh, mi raccomando, non esitate. Due opere storiche, eh? Eh, due opere fondamentali, eh, due opere vincenti, non chiedetemi quale prendere eh, perché sul piano concettuale eh, sono due opere fondamentali, sono due opere fondamentali. Andate a vedere che cosa sta succedendo adesso a Venezia eh, con le sculture di Franca Pisani. Eh, andate a vedere che cosa sta succedendo a Venezia eh, su quel quadro 3 metri per 4 okay. che vuole tutto il mondo, eh, che vogliono eh, i più grandi collezionisti al mondo. Eh, non si entra al Boburg, non si entra agli uffizi, non si entra al... Uh, um, al grande museo all'Hamburger Bahnhof di Berlino, se non sei uno di quegli artisti che entra nella storia dell'arte universale. E due opere del genere di Franca Pisani fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità. Grazie a lei. Tenetelo presente. Queste due opere di Franca Pisani eh, fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità. Mi fate la rabbia, più rabbia, più rabbia del mondo. Eh, perché io sono quello eh, che ha avuto la fortuna eh, di farvi comprare i catrami di Burri. Ma quando non li voleva nessuno, ma quando costavano due soldi un piffero e un tamburino. Ma già allora vi dicevo che quelle erano le opere che cambiavano la storia dell'umanità e sono le opere che hanno cambiato la storia dell'umanità. La vedi questa? La vedi questa? Eh, ci starai davanti in preghiera. Non crederai. Eh, a quanto queste opere diventino cardini, cardini eh, per capire il passaggio dal XX al XXI secolo eh, nella storia del segno e nella storia del linguaggio. La tua collezione, eh, nel momento in cui eh, avrà queste opere, eh, diventa una collezione di importanza fondamentale per la storia dell'umanità. Tu oggi non ci credi. Tu oggi pensi che quello che sta succedendo a Venezia, che quello che è successo agli uffizi, Franca Pisani eh, va a braccetto nei musei del mondo con Bilviola e Jean Favre. Capito? ti dovrebbe aprire la capocetta eh? Eh, avere la fortuna eh, di poter comprare due opere del genere è una manna dal cielo è una manna dal cielo eh, e tu non hai chiesto nemmeno il prezzo vergogna ma ti vergognerai di te stesso. Ma ti vergognerai di te stesso. Eh, tutto il mondo adesso alla Biennale di Venezia, eh, tutti i critici del mondo contemporaneo sono in adorazione dell'opera di Franca Pisani. Questa è l'opera 3 metri per 4 eh, esposta a Venezia. Certo, vai a chiedere il prezzo 120.000 euro, ma è già venduta, eh, ma è già comprata da un museo. Eh, poi eh, fai vedere le sculture che sono a Venezia: eh, sono tutte opere che già sono nei musei, perdi questa, perdi questa a due soldi, eh, perdi le due opere eh, che ho la fortuna di mostrarti. Tutte e due pubblicate, tutte e due, due storicizzate, tutte e due ad una condizione di prezzo irreale. Tutte e due ad una condizione di prezzo irreale. E poi ho la fortuna di farvi vedere uh, un'opera di Angelo D'Ozio da Urlo. Queste sono le famose opere degli anni 60. Le rondini e le curve del 1969. Eh, le rondini e le curve eh, del 1969 eh, di Angelo Dozio. Sono le opere più rare. Eh, quelle esposte oggi alla Biennale di Venezia. Eh, sono proprio le opere che si legano eh, a questo momento storico. Anche quest'opera viene pubblicata eh, dalla Commissione Scientifica eh, della Biennale Veneziana. Eh. Anche quest'opera viene pubblicata eh, dalla Commissione Scientifica della Biennale Veneziana. Grande quadro, grande quadro. Uh, un milione di complimenti, un milione di complimenti. Allora, uh, guardate, uh, ci sono delle cose che mi fanno letteralmente impazzire. Cosa state aspettando accanto a questi due quadri? Cosa state aspettando uh, accanto a due opere di questo livello? Cosa state aspettando eh, di fronte a due opere? Eh. Eh? Questo? Allora te lo lascio, dopo te lo pongo. Te lo metto là? non tutto, col Vabbè. Dobbiamo fare poi quell'altro. Sì, sì. Uno, due, tre. Ecco le tre opere eh, che rimpiangeremo tutti eh, spasmodicamente. Voglio un amico. Questa non la potete perdere. Ma ve la porto a casa io, ve la impongo, ti fa schifo, comprala. Eh, non la puoi vedere, comprala. Eh, mi dirai grazie tutta la vita. Come, questo è l'esempio tipico di come comprando un'opera d'arte trasformi 84 euro al mese in un capitale. Questo è l'esempio tipico del più produttivo degli investimenti che tu possa fare oggi in arte. A te sembra che ti dica una sciocchezza mai vista. Tu compri oggi un fontana e spendi un mare di milioni e sai quanto io ho amato e amo Fontana, ma non fai nemmeno lontanamente l'investimento che fai, che certamente compi comprando quest'opera. Per favore non farti male. È l'ultima opera del ciclo delle sculture, siamo tutti sullo stesso piano. Chi la compra è il più fortunato della storia. Chi la compra oggi non se ne rende nemmeno lontanamente conto, ma ve lo giuro. È come colui che ha comprato a un milione delle vecchie lire eh, il taglio di Fontana. Mambur, ricordatevelo, eh? Eh, nel giro di cinque anni diventa uno degli artisti italiani più pagati nel mondo della storia, o adesso o immediatamente. E poi eh, le due opere stravincenti eh, di Franca Pisani. E poi eh, le due opere clamorose eh, di Franca Pisani. Bene, Gabriele adesso eh, ci farà il riassunto delle opere eh, che abbiamo visto eh, nel corso di questa trasmissione. Eccoci qua, eccoci qua, rivediamo tutte quante le opere della trasmissione di quest'oggi, partendo dall'opera numero uno che è l'opera di Franca Pisani che si intitola La musica nello spazio. È opera del 2008 e una di quelle rare opere che vengono dal Museo Marino Marini di Firenze. Al numero 2 ha un'opera particolarissima, è un 80x80. Si intitola A caccia di sogni, sempre di Franca Pisani. Invece al numero 3 e al numero 4, le opere di Giuseppe Biasio, la numero 3 è stata confermata, La città celeste, complimenti. Rimane a disposizione l'opera numero 4, che si intitola 45. È un 71x90 inserito sul libro della Biennale di Venezia. È confermata anche l'opera numero 5. Quella di Corrado Cagli, e complimenti, opera del 1959. Eh, è ancora disponibile Il piccolo gioiello di Mino Maccari, opera degli anni 40. Eh, le due opere poi di Edward Pignon, si parte dalla tela eh, del 1972 eh, per arrivare alla carta intelata eh, ancora più antica del 1962 dieci anni precedente guardate poi che opera eh, di Enrico Manera è un'opera gigantesca perché 185 x per 130 questo Clint Eastwood eh, di spalle con la sua rivoltella eh, è opera che costa niente: perché costa 3.000 euro solamente. Al numero 10: Il paesaggio anemico con stelle di Mario Schifano. Al numero 11 l'altra opera di Schifano ed è un'opera con cornice in vasa è un 63x83,5 e poi il grande capolavoro di Emilio Vedova, eh, un'opera importante dei primissimi anni 70. Eh, in conferma l'opera di Renato Mambor nel cerchio, eh, l'opera fotografica eh, proveniente dalla mostra di Mantova di Palazzo Tea a cura di Gianluca Marziani è ancora disponibile. Anche l'opera numero 14, ovvero la scultura in rosa, che è praticamente l'ultima scultura eh, che abbiamo eh, di Renato Mambor. Vi ricordo che sono pezzi unici eh, in quattro esemplari. Voi sapete che i pezzi unici per legge sono nove esemplari. L'archivio eh, Mambor ne ha voluti fare solo quattro per impreziosirli ancora di più e sono eh, opere uniche che costano solamente 3.800 euro eh, pubblicate due volte. Al numero 15, questa Moto Guzzi anzi, scusate, questa Harley Davidson è un'opera eh, 80% 20 su tela, davvero davvero splendida. E poi le opere di Angelo Dozio partendo dall'opera numero 16, eh, le linee si intitola Le linee dialogano, opera del 1992. Eh, confermata l'opera eh, numero 17, la diagonale del 1971: Complimenti vivi. È ancora disponibile, invece, questo infinito del 1991. Avete visto tutte le opere e come sempre non mi resta che augurare buoni affari a tutti voi. Grazie Gabriele. Allora, eh, io volevo far vedere una cosa, eh, una curiosità. Eh, siamo ormai verso la fine della trasmissione, no? Eh, manca veramente poco pochi minuti e eh, purtroppo uh, io uh, uh, ero abituato alle trasmissioni di quattro ore uh, quindi uh, queste trasmissioni mi sembrano brevissime mi sembrano proprio uh, Pensa che per l'estate abbiamo deciso che saranno di due ore per in estate da ah. luglio diventano di due ore a ah, da luglio le nostre trasmissioni diventano di due ore luglio agosto sì luglio agosto diventano di due e ore Mamma mia, eh, diventano veramente poche, 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 poche. E eh, vabbè, eh, allora, eh, sapete che cosa vi dico? Vi voglio far vedere una gemma da batticuore. Volete vedere il più clamoroso dei poeti del Novecento, eh, il poeta della pittura del Novecento è per antonomasia Giorgio Morandi eh, eh, ma è diventato il poeta per antonomasia del Novecento perché eh, per oltre ad essere un grandissimo pittore è anche un artista che ha avuto sempre un successo eh, formidabile eh, sempre un successo formidabile ma volete vedere a mio avviso il più grande poeta eh, della pittura del Novecento Uh, un artista sublime. Eh, solo che eh, come tutti gli artisti di grande poesia, di grande trasparenza, eh, di qualità formidabile sono poco televisivi. Questo lo devi vedere da vicino. Adesso Carmelo eh, guardate. Dufi non è così bello. Matisse non arriva a questa essenzialità. Chi è l'autore di questa straordinaria tavoletta? Chi è l'autore di questa clamorosa tavoletta? Eh, ma qui eh, chi mi sa dire chi è l'autore di quest'opera? Eh, è uno, sicuramente uno dei grandi cultori della pittura del Novecento. Quello che vi sto facendo vedere eh, è una clamorosa preziosità eh, di una poesia unica. Eh, Un'opera del genere la vedi eh, nelle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, eh, nelle collezioni degli Uffizi. Eh, Un'opera del genere. Eh, non la vedi mai, mai, mai eh, in una eh, asta pubblica, mai. L'opera è del 1956, 30x22, una tavoletta eh, che viene eh, da una collezione non importante, pazzesca, pazzesca. Eh, ma dovrei chiedere una montagna di soldi, eh, ma dovrei chiedere letteralmente una montagna di denari. Riuscite a vederla, è un'emozione pura. No, non ve lo dico chi è l'autore di quest'opera, eh, me lo dovete dire voi. No, no, l'opera è firmata, l'opera è catalogata, eh, viene da una delle collezioni più importanti. Eh, Carmelo vi fa vedere addirittura la firma. Eh, quindi eh, chi è attento eh, riesce ad identificarla? Eh, una tavoletta da follia eh, che viene da una delle più grandi collezioni italiane, Più bello di Mogandi, più bello di Mogandi. Eh, il più poetico, il più affascinante eh, dei quadri eh, tonali degli anni 50, 1956. Chi è l'autore? E potete anche chiedere il prezzo. Eh? Eh, e potete anche chiedere il prezzo. Inutile dirvi che io non ve lo dico. Eh, inutile dirvi eh, che io eh, non vi dico nemmeno il nome dell'autore, eh, perché dovete essere voi ad identificarlo. Chi compra un'opera del genere non può che essere un grande collezionista. Eh, uno che colleziona i Mogandi, uno che colleziona i Campigli, uno che colleziona i Matisse, eh, uno che colleziona i Duffy. Eh, <ride> Grande quadro, scrivi. <ride> Grande opera. Eh sì, hai ragione. Eh, uno che colleziona Cagli, eh, hai ragione, hai ragione, cioè chi colleziona gli artisti da favola. Eh, chi colleziona gli artisti da sogno. Eh ma però ci sono tanti curiosi, eh, vero Federica? Sì, prego. Eh, tanti chiedono chi è. Tanti chiedono chi è. È arrivato Federica. Eh? Federica chi è? Chi è? Chi è? Non Come non lo sai? Io la sento malissimo signora. Da dove chiama? Eh. Ma, come Ma come vai? Anche Federica eh, mi mostra un visino stupito. Anche Federica eh, dimostra un attimo di stupore. Per me, non lo so chi è. Per te? Ah, eh? si dice che è Bravissima! Giusto, giusto, bravissima. Però lei non colleziona. No, no, no. Bravissima, eh, eh, c'è una gentile amica eh, che ha identificato perfettamente eh, l'autore, l'artista. Bravissima, bravissima. No, no, non lo diciamo. Anche l'amico Umberto? Ma ti ha chiesto il prezzo? Non ti ha chiesto il prezzo? Allora lasciamo questo mistero. Eh? Eh, lasciamo questo mistero eh, e lasciamo la possibilità di un amico eh, di chiedere il prezzo. Allora, eh, Gabriele è andato via. Eh? Eh, abbiamo Marzia e Federica adesso al centralino. Ma chiedo a Raffaela, se non ci fosse Carmelo che mi... Eh, mi inquina tutta questa presenza femminile, sarei in compagnia meravigliosa. <ride> Carmelo mi dà una nota. Volevo sapere quanto manca? Sì, Fraffaela, volevo sapere quanti minuti abbiamo. 5. Certo. certo. Dieci. 9. Sì. Sì, sì, eh. sì, sì, eh. eh. Abbiamo pochi minuti. Abbiamo pochi minuti. Sembra che voglio fare. Però so che verrò eh, ampiamente rimproverato eh, per questa iniziativa. Voglio premiare il primo amico che ci telefonerà. Cosa faccio? Cosa faccio? Vi metto a disposizione tutto il set, quindi non uh, faccio riserve su nulla. Uh, vi metto a disposizione i due Pisani, i Mambor, uh, il Semeghini, che ho detto il nome, uh, vi metto a disposizione l'ultimo dei quadri uh, di uh, Giuseppe Biasio. Uh, vi metto a disposizione il Maccari del 40, uh, vi metto a disposizione le due opere di Pignon, il grande, fantastico dipinto di Manera, uh, le due opere sublimi, attenzione a quello che vi ho detto, tanto ve lo dico solo io questo: le opere di Schifano si dividono in autentiche e autografe. E tra le autentiche autografe c'è una differenza abissale, capito? Queste cose ve le dice solo Marconi, ve le dicono solo coloro che trattano gli schifano a livello internazionale, perché Gagosian compra gli schifano. Però compra non gli basta l'autentica, vuole i quadri autografi, capito? tutti eh, il resto, il quadro autografo, è tutto un altro mondo, è un'altra categoria. Gli schifano autografi li compra il mondo, gli schifano autenticati li compra l'Italia. Che poi quelli autografi abbiano anche l'autentica è, è banale, <ride> è banale, no? Eh, questo è ovvio. Guarda che meraviglia di vedova eh, del 72. Uh, guarda che meraviglia di Vedova del 72 70%. La più clamorosa, la più affascinante delle opere di Mambo? La più clamorosa, la più affascinante, la più incredibile uh, delle opere di Mambo. E due opere, uh, una più bella dell'altra, uh, una più significativa dell'altra, tutte e due pubblicate sul catalogo della Biennale uh, di Angelo D'Ozio. Allora amici, eh, voglio premiare eh, gli amici eh, che ci hanno seguito fino a questo momento, quindi eh, prego il centralino, prego Marzia e Federica eh, di darmi un secondo di attenzione, perché cosa farò? Ma rigorosamente, guarda, dobbiamo essere... Eh, proprio rigorosi, al mille per mille, dobbiamo essere eh, proprio eh, attenti e rigorosi. Io vi ho fatto rivedere tutte le opere che sono a disposizione, su alcune vi ho dato il prezzo, su altre avete chiesto il prezzo al centralino. Eh, quindi, più o meno, sapete di cosa stiamo parlando, sì. eh, delle opere delle quali stiamo parlando e dei prezzi di queste opere. Quello che sto per proporre è un gioco, però un gioco importante per chi ci sta seguendo. Il primo che mi telefonerà indicandomi una delle opere che sono sul set, ma questo gioco è riservato solamente al primo che telefonerà. Eh, chi arriverà secondo gli devo dire grazie, proviamo un'altra volta. Eh, eh, proviamo un'altra volta il primo che mi telefonerà indicandomi eh, non mi deve chiedere un prezzo così eh, mi, mi deve indicare un'opera eh, mi deve indicare un quadro eh, dopodiché io su quel quadro gli farò un prezzo del tutto particolare valido solamente per questo momento eh, mi può dire sì o no Su quale? però il prezzo che farò chiedono non è sul mambor l'opera di mambor abbiamo il primo cliente al telefono la numero 15 quale opera di mambor la numero 15 o la 14 La 14. La scultura. La 14. Ma adesso o mai più, eh. quello che dico è valido solamente per questo momento. Se mi telefonate dopo, è finita, eh, non vale più. Eh, se no che gioco sarebbe? Eh, se no, eh, capito? Eh. Un momento, un istante, una grande opportunità. Ah, ma è un regalo, è un regalo a 3,8, è un regalo a 3,8, poi eh, veramente eh, una, follia. una follia, letteralmente una follia, letteralmente una follia. Io adoro le opere di Pignon. Uh, a 3.000 euro quest'opera ah, no, no, gigantesca, capisci, eh, straordinaria di Enrico Manera eh, è un clamoroso regalo. Uh, è uno straordinario regalo, allora, uh, è una meraviglia. Allora, detto, no? Guardate le due opere di Schifano. Eh. Questa, una meraviglia degli anni 70 eh, questa eh, un, gioiellino, eh, Questo, eh, un gioiellino pazzesco degli anni ottanta. Questo un gioiellino pazzesco degli anni ottanta. Complimenti, 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 e guardate che preziosità quest'opera di Vedova. Eh, e guardate. Ah, sì? Sì, sì, grazie. Che preziosità, che meraviglia, uh, quest'opera di Emilio Vedova. Uh, una delle opere di Vedova uh, più importanti, una delle opere di Vedova uh, più significative, 1972. La caratteristica principale di Vedova è la gestualità. Eh, qui hai proprio il gesto, eh, il gesto eh, nella sua manifestazione eh, più vera, più spontanea, eh, più viva, eh, più affascinante. Eh, opera di vedova da sogno. Qui non ne parlo nemmeno. Questo sarà uno dei quadri più pagati della storia di questo artista questo eh, entra nel contesto del gesto delle mani eh, entra nel contesto dei quadri eh, celeberrimi eh, fondamentali come la Coca-Cola di Schifano, come il monocromo di Schifano, eh, come eh, che ti posso dire, la zuppa Campbell di Andy Warhol, eh, cioè eh, questa eh, diventa una delle iconografie storiche eh, più concettualmente interessanti, ma anche più popolari, quindi anche più pagate, più eh, di successo economico nel mondo. Già comprare qualsiasi opera di Mambor eh, significa comprare un'opera vincente, ma qui compri il di più. Eh, qui compri l'opera più desiderata, l'opera più ambita a livello storico, a livello museale e a livello di mercato. Guardate che comprare le opere così è un segreto. Eh, riuscire a comprare le opere eh, qualitativamente superiori eh, è una manna dal cielo. Eh, è letteralmente una manna dal cielo. Queste sono le opere da non perdere eh, per nessuna ragione al mondo. Eh, queste sono le opere di fronte alle quali eh, il mondo si inchina, i musei si inchinano. Oh, pensate che quest'opera eh, non è nemmeno mai stata pubblicata, ma scommettete che dalla prossima grande mostra... Eh, eh, dalla prossima grande mostra di Mambo che ci sarà tra pochi mesi perché eh, la mostra di San Servolo andrà avanti eh, fino a settembre eh, a novembre dicembre la prossima grande mostra di Mambo non vi dico che questa sarà la copertina ma sarà sicuramente eh, una delle opere eh, pubblicate con maggior eh, dandogli proprio maggior spazio maggior importanza non perdetela Oltretutto, eh, se prezzo, eh, oltretutto, se avete chiesto il prezzo, oltretutto eh, se avete chiesto il prezzo, avete la fortuna di poterla acquisire a un prezzo piccolissimo. Bene amici, eh, devo chiudere. Eh, grazie della vostra attenzione, eh, scusatemi se qualche volta ho ecceduto, eh, ma lo faccio per voi. Eh, ma lo faccio per voi. Eh, ci fermiamo qui. Eh, grazie della vostra attenzione. Eh, continuate a seguire le nostre trasmissioni, ci, eh, ci teniamo moltissimo e se Dio vorrà eh, ci rivedremo alla prossima. Grazie ancora, a presto.